Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Giovanni Capanera, nella straordinaria location del Marina 1 di Lignano Sabbiadoro si è svolta la riunione con i giudici. Tutto è pronto per questa 50ª edizione? Quasi tutto pronto, devo dire la verità, perché ci sono ancora alcune cosette da sistemare, però in compenso, però devo dire la verità che, vedendo anche questa bella giornata, questa bella partecipazione di direttori sportivi, di persone anche disponibili nei confronti nostri, ci fa pensare e ci permette di dire che la cosa dovrebbe andare in porto, anche se c'è ancora qualche piccola lacuna da coprire. Sono ancora 5 giorni, vedrai che l'ultima tappa sarà tutto perfetto. Sandro Manzi, voi del team Radio Corsa Toscana, di corse ne vedete tante, ma questo giro della regione Friuli Venezia Giulia ha un fascino particolare. No, hai detto benissimo, io gliel'ho già detto in più di un'occasione, venire al Giro del Friuli è una grossa soddisfazione per noi, anche se facciamo tanti altri giri, perché qui troviamo gente ospitale, paesaggi stupendi, e io personalmente sono soddisfatto d'essere presente ancora una volta, grazie a Giovanni Capanera, a questo Giro del Friuli. Adriano Dini, aggiungo che non capita tutti i giorni di partecipare a una corsa a tappe che ha 50 anni di storia. Assolutamente no, poi questo Giro del Friuli è particolarmente importante, a parte l'amico Capanera che da anni ci troviamo assieme. Io spero che vada tutto bene, sia una grandissima manifestazione come è stata negli anni precedenti. Un in bocca al lupo a tutti.